Da gennaio i bonus sociali per disagio economico per pagare i consumi di luce e gas per i cittadini e nuclei familiari che ne hanno diritto vanno direttamente in bolletta, senza inoltrare nuovamente la richiesta. Anche Estra, con Estracom, partecipa a Prisma, Prato Industrial Smart Accelerator, la sperimentazione 5G nella casa per le tecnologie emergenti che ha ottenuto dal governo un finanziamento di 3 milioni. A Signa, vicino Firenze, Estracom installa 5 hotspot per Wi-Fi gratuita per i cittadini, con connessione senza limiti di tempo. Il comune ha infatti vinto il bando europeo Wi-Fi for You con un finanziamento di 15.000 euro. Centria porta il metano sulle colline del comune fiorentino di Scandicci, nelle frazioni di San Michele, San Vincenzo a Torri e Cerbaia, mentre nel comune aretino di Monte San Savino la rete viene estesa fino a Bugiana.